È l'ultimo treno per la Champions League, in realtà la fermata era stata soppressa ma è stata ripristinata dai risultati del pomeriggio. Per la Juve l'ultima chance, per il Catania servono punti per la quinta salvezza consecutiva. Dallo Stadio Olimpico di Torino una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Il cross di Motta e la pallone diventa buono a sinistra, c'è la parata di Andukar. Parte del Piero verso Felipe Melo che sfiora, non è finita, rigore. Arriva Grosso, attenzione, calcio rigore. Di rigore, calcio di rigore per la Juve. Vediamo. Difficile capire se la prende con la mano o meno. Fischia Bergonzi, la ricorsa lunga, parte del Piero, rete, Juventus in vantaggio. Krasic, può andare in progressione il serbo, lo insegue Ledesma, scarica su Matri, pallone di ritorno per Krasic, dal fondo Krasic al centro d'aria del Piero, cross di Krasic, del Piero, rete, il raddoppio della Juve, ancora del Piero. Ha aspettato Krasic perché ha trovato proprio bene il fondo dove Matri si è aperto, gli ha aperto il gioco, gli ha dato una buona palla per crossare, ma ha aspettato perché non c'era nessuno, è arrivato del Piero, un po' fortunosamente mi sembra con il petto, ha messo dentro, 2-0, ancora determinante il capitano. Pallone per Gomez, accelera Gomez, zona tiro, il sinistro, traversa, Buffon battuto. Può partire del Piero, la rincorsa breve, il destro di del Piero, vola Andukar sulla sua destra. Con le mani Sørensen, eccolo del Piero, se ne va ancora, con il sinistro, prova del Piero. La palla finisce vicinissima al palo. Fisca l'arbitro, parte il sinistro di Lodi, dato a vuoto Berghe sulle sue spalle, ha colpito Silvestre, poi al volo Gomez, si allunga Buffon, poi c'è fuori gioco di Spolli. Un buon pallone per Krasic, serve il movimento di Toni Padicido di partire, lascia sul posto Carboni, Krasic può puntare verso l'area di rigore, la cross per Toni, Andukar vola. Palla in mezzo, la deviazione e poi un salvataggio quasi sulla linea. Carambola Maurizio. Ha sfiorato l'autogol la Juve. Ricchiuti, è scattato Maxi Lopez, palla in verticale invece per Berghesso che arriva velocissimo, cross basso, Gomez, rete, Gomez riapre la partita. Ancora una volta Ricchiuti tra le linee, ancora una volta Sores in difficoltà su Berghesio perché ha visto anche il taglio di Maxi Lopez, ma la palla era per l'altro attaccante che, ripeto, è entrata, ha dato fastidio a tutti a destra e a sinistra, grandissima palla indietro dove proprio da schema dall'altra parte arriva Gomez. Lodi, la parabola al limite, Aquilani mette fuori, arriva Carboni che colpisce malissimo, attenzione, campo aperto, è partito Krasic, sono 3 contro 1, Krasic butta verso l'area avversaria, il pallone per Pepe in area di rigore, Pepe il tiro, viene murato, Capuano chiude. È pronto Lodi, è l'ultima azione della partita, la rincorsa, parte Lodi, rete, il pallone del Catania, Lodi all'ultimo secondo. Belluno specialista, grandissima punizione, Buffon non vede partire la palla, c'erano 10-12 giocatori in barriera. Finisce 2-2 all'ultimo secondo, il pari del Catania con Lodi.